Ciao a tutti ragazzi, bentornati sul canale di Crisabo, il canale per chi è nabo. Signori, siamo tornati su Assassin's Creed con la troiona bionda e il dottore bastardo che ci dicono continuamente: dai, riprenda. Senti? Senti? Adesso scendo da questo coso, da questa carrioletta e gli spacco tutti i denti a questo qua, eh? Mannaggia, oh. Vediamo cosa avrà in serbo per noi oggi Assassin's Creed. Creed? Va più avanti, mio allievo. Abbiamo molto di cui parlare. Ci siamo quasi, Altair. Ora Roberto di Sable è tutto ciò che si frappone fra noi e la vittoria. È la sua bocca a dare gli ordini, la sua mano a pagare. Con lui muore il segreto del tesoro dei Templari e qualunque pericolo possa derivarne. Ancora non capisco come un semplice tesoro possa aver creato tutto questo caos. Il frutto dell'Eden è la tentazione resa tangibile. Basta vedere che cosa ha fatto a Roberto. Dopo che ne ha assaggiato il potere, l'oggetto l'ha consumato. Egli non ha visto una pericolosa arma da distruggere, ma uno strumento che l'avrebbe aiutato a realizzare l'ambizione della sua vita. Sognava il potere, dunque? Sì e no. Sognava e sogna ancora la pace, come noi. Ma egli è colui che aspirava di vedere la Terra Santa consumata dalla guerra. No, Altair. Come fai a non capire, quando sei stato proprio tu ad aprirmi gli occhi su questo? Che intendete? Che cosa vogliono lui e i suoi seguaci? Un mondo in cui tutti gli uomini siano uniti. Non disprezzo il suo scopo, lo condivido. Ciò a cui mi oppongo è il metodo. La pace è una cosa da imparare, da comprendere, da accettare. Vorrebbe imporla. E privarci frattanto del libero arbitrio. Strano. Pensare a lui in questo modo. Non provare mai odio per le tue vittime, Altair. Questi pensieri sono veleno e offuscano il tuo giudizio. Non lo si potrebbe convincere a por fine a questa follia. Gli ho parlato a modo mio, attraverso te. Cos'era ogni uccisione se non un messaggio? Ma ha scelto di ignorarci. Allora resta una sola cosa da fare. Gerusalemme è dove l'hai affrontato la prima volta. Ed è lì che lo troverai. Che quest'ultimo dono ti dia forza. Vai, Altair. È tempo di completare l'opera. Andiamo a spaccare dei culi, signori. Andiamo a spaccare dei culi. Bella, abbiamo tutto. Possiamo andare. Occhio. Bella. Oh, ma là che sono Altair, quello che uccide tutti, eh. Non rompermi il cazzo che ce n'è anche per te. Signori, noi possiamo anche direttamente incontrarci, cioè ricollegarci al punto quando riusciremo naturalmente ad arrivare alla missione. Così vediamo dove ci porta il vecchietto con la barba, dove ci ha mandato soprattutto il vecchietto con la barba e se dobbiamo fare qualcosa di specifico. Vediamo, signori, vi do appuntamento a tra poco, giusto il tempo di prendere il mio Caramella, il cavallo nostro si chiama Caramella, di prendere Caramella e andare dal tizio che dovremmo ammazzare, così vediamo se riusciamo a farlo fuori easy, oppure se ci mettiamo 3 anni. A tra poco, signori. Signori, siamo arrivati a Gerusalemme, con gente bastarda che ci insegue. Ma dobbiamo seminarla, andare naturalmente alla dimora degli assassini per vedere cosa dice il nostro amico da quelle parti, no, che aria tira, eccetera, eccetera. Ci vediamo direttamente alla dimora degli assassini, signori miei. Eccoci! Chi c'è a Gerusalemme? Non dirmi che c'è quello che mi sta salute sul cu. E pace, Altair. Maledetto. Altrettanto, fratello. Puttana. Sembra che il fato ami tirare degli scherzi. Ma allora è vero. Roberto di Sable è a Gerusalemme. Ho veduto i cavalieri con i miei occhi. Solo la sventura segue quell'uomo. Se egli è qui è perché intende fare del male. Non gli darò l'occasione di agire. Che la vendetta non offuschi il tuo giudizio, fratello. Sappiamo entrambi che ciò non è un bene. Non ho dimenticato. Non hai niente da temere. Non cerco vendetta, ma conoscenza. Davvero non sei più l'uomo che conoscevo. Il mio lavoro mi ha insegnato molto. Mi ha rivelato segreti. Ma ancora mi mancano delle tessere di questo rompicapo. Che vuoi dire? Gli uomini che ho eliminato operavano insieme. Guidati da costui. Roberto ha dei piani su questa terra. Questo lo so per certo. Ma come e perché? Quando e dove?
Tutto questo mi sfugge. Rociati e Saraceni che collaborano. Non sono niente di tutto ciò, ma qualcos'altro. Templari. I Templari fanno parte dell'esercito crociato. O così vogliono far credere a Riccardo? No, la loro fedeltà va a Roberto di Sable e ha una loro astrusa idea di poter fermare la guerra. La storia che narri è ben strana. Altro che, Malik. Ma dimmi dove sono stati visti. Devo mettermi sulle sue tracce prima che mi sfugga. In 3 posti, lo so per certo. A ovest, vicino a una torre di guardia e un ospedale. E a sud-ovest, alla chiesa del Santo Sepolcro. Vedi che cosa puoi scoprire. Io farò lo stesso. Farò prima che posso. Sii cauto, amico. Ma sfigurati! Quando mai sono stato avventato? Sempre. Signori, ci ha detto di andare a controllare a ovest e a sud-ovest, e quindi noi ce la diamo proprio da quelle parti. Vediamo un po'. Che non lo sapevo io. Che ca. Ce l'abbiamo fatta? Ho fatto le 3 missioncine che ci servivano, adesso sentiamo cosa ci dice. Hai decisamente un'aria trionfante, fratello. Ho imparato molto del nemico. Condividi il tuo sapere, dunque. Vediamo come metterlo a buon uso. Roberto e i suoi templari sono in città. Sono qui per rendere omaggio a Majid ad-Din. Assisteranno al funerale e lo farò anch'io. Perché mai dei templari dovrebbero assistere al suo funerale? Questo ancora non mi è chiaro, anche se otterrò una confessione a tempo debito. I cittadini stessi sono divisi. Molti li vogliono morti. Altri però dicono che sono qui per parlamentare, per fare pace. Pace? Te l'ho detto. Gli altri che ho ucciso mi hanno detto lo stesso. Ciò li renderebbe nostri alleati. E tuttavia li uccidiamo. Non ingannarti, non siamo affatto come quegli uomini. Il loro scopo appare nobile, ma i mezzi per ottenerlo non lo sono. Almeno, così Al-Mualim m'ha detto. Dunque qual è il tuo piano? Presenzierò al funerale e affronterò Roberto. Prima è, meglio è. Che la fortuna guidi la tua lama, fratello. Malik, prima di andare c'è qualcosa che devo dirti. Parla, dunque. Sono stato stupido. Normalmente non oserei contraddirti, ma che ti prende? Di che cosa parli? Fino ad ora non ti ho mai chiesto scusa. Troppo orgoglioso. Hai perso un braccio a causa mia. Hai perso Kadar. Avevi tutto il diritto di essere in collera. Non accetto le tue scuse. Comprendo. No, non comprendi. Non accetto le tue scuse perché non sei più l'uomo che venne con me nel Tempio di Salomone. Perciò tu non hai nulla di cui scusarti. Malik. Forse, se non ti avessi invidiato tanto, io stesso non sarei stato così incauto. La colpa è anche mia. Non devi dire così. Siamo un tutt'uno. E condividiamo la gloria delle vittorie, come pure il dolore delle nostre sconfitte. In questo modo diventiamo più vicini. Diventiamo più forti. Grazie, fratello. Riposati se ne hai bisogno. Che tu sia pronto per ciò che ti attende. Abbiamo fatto pace, signori. Abbiamo fatto pace. Siamo di nuovo culo e camicia. Va bene, adesso in poche parole ho fatto le missioncine, avete sentito cosa ne è uscito da quelle missioncine, in poche parole dobbiamo andare a parlare con questo qua, chiedergli spiegazioni e anche ammazzarlo. Ci siamo, signori, ci siamo. Amin. Siamo qui oggi per piangere la scomparsa dell'amato Majid ad-Din. Trappato anzitempo da questo mondo. So che il suo trapasso vi fa sentire addolorati. Ma non dovreste, poiché come tutti noi usciamo dal grembo, così tutti dobbiamo anche lasciare questo mondo. È naturale, come il sorgere e il calare del sole. Riflettete un istante sulla sua vita e ringraziate per tutto il bene che ha fatto. Sappiate che un giorno lo ritroverete con voi in paradiso.
come sapete, quest'uomo è stato ucciso da un assassino. Abbiamo cercato il suo sicario, ma senza successo. Eccolo! Quelle creature si celano nell'ombra e rifuggono ogni scontro leale. Ma non oggi, poiché uno di essi è in mezzo a noi. Egli si beffa di noi con la sua presenza e perciò deve pagare! Trovatelo! Portatelo qui! Che la giustizia di Dio sia fatta! Che ne vuoi rimetterti a tutto? Vai! Vediamo chi è il primo! Aia, 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 aia. Moriremo male la prima volta, eh? Perché comunque è pieno di gente che ci tira le frecce. Vedi? Ok, uno di quelli che tirano le frecce l'ho fatto fuori. Vediamo di prendere quest'altro. Ok, credo che adesso potremo affrontarli. Morti malissimo, signori, morti malissimo. Anche la seconda volta non è andata. Proviamoci una terza. È un casino, signori, è un casino. Ho perso il conto di tutte le volte che ci abbiamo provato. Dai, dai. Oh, cazzo. Poi, quel figlio di puttana mi manca. Toh, muori, merda. Vai, vai adesso, muori. Ma secondo me non è lui. Ho sentito una voce da donna. Immagino ti attendessi qualcun altro. Che stregoneria è questa? Nessuna stregoneria, sapevamo della tua venuta. Roberto voleva essere certo di avere il tempo di allontanarsi. Quindi è fuggito. Non possiamo negare il tuo successo. Hai fatto scempio dei nostri piani. Prima il tesoro, poi i nostri uomini. Il controllo della Terra Santa ci è sfuggito. Ma poi egli ha visto un'occasione per reclamare ciò che è stato rubato, per volgere le tue vittorie a nostro vantaggio. Al Mualim ha ancora il tesoro e abbiamo già respinto il vostro esercito. Qualunque sia il piano di Roberto, fallirà di nuovo. Ah, ma non è solo con i Templari che avrete a che fare adesso. Parlate chiaro. Roberto va ad Arsur per perorare la sua causa. Saraceni e Crociati uniti contro gli assassini. Questo non accadrà mai. Non ne hanno motivo. Non ne avevano forse, ma ora gliene avete dato uno. 9 a dire il vero. I cadaveri che ti sei lasciato dietro, vittime di entrambe le fazioni, hai reso gli assassini un nemico comune e assicurato la distruzione completa dell'ordine. Ben fatto. Non 9, 8. Che vuoi dire? Non eravate la mia preda. Non prenderò la vostra vita. Siete libera di andare, ma non seguitemi. Non mi serve. Sei già troppo in ritardo. Lo vedremo. Diglielo un po'. Quindi? Che devo fare? Devo andare al coso degli assassini? E andiamo, se va. Non so se avete visto la strage che ho dovuto fare, eh? E dai, e che cazzo? Si continuavano a rompermelo. Merda, sono morto. Guarda, mo non mi hanno ucciso quei coglioni, muoio cadendo. Dai che era qui il coso degli assassini. Vai giù, vai giù! Testa di Kaiser. Vai, vai, aggancia. Ho saputo che il funerale è finito nel caos. Che è accaduto? Roberto di Sable non è mai stato qui. Ha mandato un'altra persona al suo posto. Mi aspettava. Devi andare da Al-Mualim. Non c'è tempo. Ella mi ha detto dove è andato. Che cosa progetta. Se ritorno a Masyaf, egli potrebbe riuscire. E allora, temo che verremmo annientati. Abbiamo ucciso molti dei suoi. Non può sperare in un attacco vero e proprio. Aspetta, hai detto ella? Sì, era una donna. Strano, lo so. Ma ci penseremo un'altra volta. Per ora dobbiamo concentrarci su Roberto.
Avremo anche assottigliato i suoi ranghi, ma quell'uomo è astuto. Va a perorare la sua causa da Riccardo e Salah al-Din. Per unirli contro un nemico comune. Contro di noi. Ah, ti stai sbagliando. La cosa non ha senso. Quei due non si accorderebbero mai. Oh, ma lo faranno. E la colpa è soltanto nostra. Gli uomini che ho ucciso di entrambi gli schieramenti nel conflitto erano importanti per entrambi i sovrani. Il piano di Roberto sarà ambizioso, ma ha senso. E potrebbe funzionare. Senti, fratello. Le cose sono cambiate. Tu devi tornare a Masyaf. Non possiamo agire senza il permesso del maestro. Potrebbe compromettere la confraternita. Pensavo che l'avessi imparato. Non nasconderti dietro le parole, Malik. Reggi il credo e i suoi principi come uno scudo. Ci sta occultando delle cose, cose importanti. Sei tu che dicevi che non puoi mai sapere qualcosa, solo sospettarlo. Beh, io sospetto che questa storia con i Templari nasconda ben altro. Quando avrò finito con Roberto, mi recherò a Masyaf in cerca di risposte. Ma forse puoi andarci tu. Non posso lasciare la città. Allora cammina tra la sua gente. Cerca chi era al servizio di quelli che ha ucciso. Scopri ciò che puoi. Ti reputi perspicace. Forse vedrai cose che a me sono sfuggite. Non saprei. Devo rifletterci su. Fa come devi, amico mio. Ma è ora che io vada ad Arsuf. Ogni istante che passa, il nostro nemico fa un passo avanti. Sta attento, fratello. Lo sarò. Te lo prometto. Però... Signori, io ho un'altra ora e 5 minuti di registrazione, quindi credo che per questo episodio noi possiamo anche salutarci qua e ci diamo appuntamento, naturalmente, in un prossimo episodio, spero e credo presto, di Assassin's Creed per vedere come va a finire l'intricata vicenda in cui ci stiamo addentrando. Detto questo, signori, io come sempre vi ringrazio per essere stati in mia compagnia in un gioco diverso, in un gioco che non è PES 2017... niente ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto. Se così è stato, vi esorto a lasciare un bel mi piace, a commentare, condividere, eccetera. Detto questo, signori, noi ci vediamo presto con un altro video di Assassin's Creed. Signori, ricordatevi di divertirvi e che in fondo siamo tutti un po' nabbi. Bella ragazzi.